Marco, intanto è arrivata la sosta, ecco, come la valuti? Ma serve per recuperare comunque qualche giocatore che ha avuto dei problemi fisici, in modo che al rientro, dove avremo due o tre partite abbastanza importanti, possano dare il contributo, insomma, alla squadra per trovare i punti che ci servono e che ci mancano, insomma. La cosa bella è che c'è grande tranquillità, grande serenità e soprattutto siete un grande gruppo. Sì, abbiamo trovato un grande gruppo, fatto parecchio, insomma, da gente esperta che ha avuto esperienze in campionati un po' più alti, e noi giovani che, insomma, stiamo dando il contributo per comunque cercare di arrivare il più in alto possibile. Te poi ultimamente sei stato costretto, come dire, a ricoprire più ruolo, a stringere i denti in campo. Sì, insomma, visto un po' di infortuni e squalifiche, domenica ho dovuto giocare centrale, insomma, comunque non è un problema, perché, insomma, ci si può adattare tranquillamente. Certo. Al servizio della squadra. Adesso bisogna pensare al Quarato. Adesso bisogna pensare al Quarato, una partita che sarà difficile, giocheremo in casa e logicamente cercheremo di seguire l'ottima vittoria contro il Cavriglia per continuare, insomma, il percorso di crescita. Anche perché può valere il primato, insomma. Esatto, anche perché comunque siamo lì, sì, a ridosso del primo posto, quindi ci servirà assolutamente per avere più autostima. Grazie, buon lavoro.